Buongiorno a tutti, da Laura Calosso, ringrazio la Biblioteca di Asti per avermi invitato a questa rassegna che permette di restare in contatto con i lettori. Sono molto contenta di avere questa possibilità e soprattutto di parlarvi di un tema che probabilmente potrà interessarvi perché è il tema del mio ultimo libro che si intitola Due fiocchi di neve uguali, eccolo qui. E ve lo presento anche nella versione spagnola che è uscita in Spagna nel novembre scorso. E il mio libro parla di persone ritirate in casa e persone che non escono per mesi, giorni, anni. Voi in questi giorni sentite probabilmente dire diventeremo tutti hikikomori, no? Se continuiamo a restare chiusi. Beh, credo non ci sia niente di più sciocco di questo, perché se uno conosce veramente la realtà di hikikomori sa benissimo che il ritiro sociale non ha nulla a che fare con il ritiro forzato che noi viviamo, perché sono proprio diverse le dinamiche. Un ragazzo che si ritira è un ragazzo che patisce a stare in mezzo agli altri, patisce la pressione della società che è talmente forte da fargli sentire sollievo quando si chiude nella sua stanza. Allora, perché io ho iniziato a occuparmi di questo tema? Perché nella vita succedono delle cose casuali e se le sappiamo vedere e cogliere, poi quelle diventano spesso delle occasioni di svolta, no? Nella nostra vita. Me ne sono occupata perché per caso ho fatto un incontro, questo 3 anni fa circa, il mio libro è uscito un anno fa e quindi io ho lavorato circa 2 anni, ma forse anche di più, sul tema degli hikikomori, studiando tutto quello che è il materiale elaborato dall'Istituto Minotauro di Milano, presieduto dal professor Matteo Lancini. È un istituto che si occupa di disagio giovanile e quindi studia il disagio dei ragazzi e cerca di dare ai ragazzi e alle famiglie conforto. E poi ho studiato tutto quello che pubblica Marco Crepaldi su Hikikomori Italia, che è questa piattaforma che dà un supporto anche ai genitori dei ragazzi ritirati, perché i genitori vengono messi nella condizione di interagire in una chat, gli psicologi danno il loro supporto e scambiando le informazioni i genitori riescono a trovare una strada per alleviare un po' la situazione di questi ragazzi che si ritirano. Vi dicevo, io incontro questo mio amico, era un mio compagno di università che era assolutamente promettente al tempo, tant'è che è diventato un grande manager, è una persona anche famosa e siccome io nel libro racconto esattamente la storia di suo figlio, ho cercato poi di cambiare i connotati, alla storia perché assolutamente non volevo che né lui né sua moglie potessero risultare riconoscibili. Quando io l'ho incontrato, lui ancora prendeva 4 aerei alla settimana, leggeva tutti i quotidiani possibili e immaginabili proprio perché il suo lavoro glielo richiedeva ed era comunque una persona triste, no? Perché lo vedevi, aveva proprio una tristezza negli occhi che ti faceva pensare a qualche cosa di strano, però parlando iniziamo a discutere, no, del lavoro, delle cose, e io chiedo di suo figlio e dico: ma come sta tuo figlio? Che io l'avevo conosciuto quando questo ragazzino aveva 9 anni ed era il classico ragazzino promettente, intelligente, anche molto carino, sensibile, educato, cioè il bambino che tutti vorrebbero avere. Tra l'altro al tempo lui era già alto 1,80 m, giocava a basket e quindi la domanda che io faccio è: come sta tuo figlio? Ma quanto sarà alto? Perché era già così alto allora. E vedo che lì lui proprio ha le lacrime agli occhi e capisco di aver toccato un tasto assolutamente sbagliato. Però come voi sapete, quando volete uscire da una situazione complessa spesso commettete errori, quindi di fatto io dico: beh, scusami, e lui lì a quel punto coglie l'occasione e mi dice: guarda, io non lo so quanto è alto mio figlio perché io non lo vedo da 1 anno e mezzo. Allora, mi sono resa conto che c'era qualche cosa di anomalo, no? Decisamente anomalo, e mi ha poi raccontato che questo ragazzo aveva concordato con la madre dopo litigi di fare questo buco nella parte bassa della porta, dove la madre poi riusciva a passargli il pranzo, la cena, perché all'inizio lui comunque si alimentava proprio molto, molto poco, aveva iniziato a stare molto su internet, ma perché non è dipendenza da internet i hikikomori? Perché molti ragazzi hikikomori, quando sono in uno stadio avanzato di hikikomori, quindi quando passano mesi, anni, iniziano a non restare neanche più connessi con il mondo che c'è
fuori o perlomeno sulla rete. Quindi non è dipendenza da internet, non è disagio mentale, non è depressione, è qualche cosa di assolutamente diverso da quello che si può pensare, dallo stereotipo. Ecco, per togliervi lo stereotipo, tipicamente le persone pensano che i ragazzi hikikomori siano ragazzi svogliati, che non hanno appunto voglia di studiare, che sono in giro tutto il giorno, insomma che non concludono niente, poi si chiudono in casa con i videogiochi, eccetera. Ecco, non c'è nulla di più sbagliato di questo. Io da quando è uscito il mio libro, quindi in un anno, ho visto circa 4.000 ragazzi nelle scuole, dico per difetto perché secondo me è anche molto di più. Ci sono stati degli insegnanti illuminati che hanno organizzato gli incontri, spesso ci sono andata anche con psicologi o genitori di Hikikomori Italia, perché poi è importante dare anche poi delle indicazioni pratiche, no? Su che cosa fare quando si è davanti a dei casi di ritiro. Ecco, io l'anno scorso, tra l'altro per il Salone del Libro, adotto a uno scrittore, sono stata praticamente assegnata a un istituto di Trino Vercellese, e lì proprio nel primo banco mancava un ragazzo che era un ragazzo ritirato, no? Quindi per dire come poi il numero che viene dichiarato, che è oltre 100.000, è un numero per difetto sicuramente, perché io in tutte le scuole dove sono andata ho incontrato almeno due o tre casi di hikikomori potenziali, almeno due o tre segnalazioni di ragazzi che erano sulla soglia del ritiro, che significa che stavano facendo molte assenze, che avevano una situazione di calo, perché come vi dicevo non sono fannulloni, spesso hanno una media altissima, hanno meriti sportivi, hanno un'attività agonistica che li porta via molto tempo e a un certo punto si spengono. L'ultimo liceo dove sono stata è un liceo classico famoso di Milano, e lì veramente, veramente è stato impressionante perché in quattro mi hanno poi avvicinata dopo l'incontro, ovviamente in modo separato, e uno di questi era un ragazzo con la media del 9 in quarta liceo e era in una squadra agonistica di nuoto. E mi diceva che lui non riusciva più ad andare a scuola, iniziava ad avere problema di varcare la soglia della scuola e che quando stava a casa cercava di stare il più possibile al buio e che i suoi genitori non avevano probabilmente neanche ben capito che cosa gli stesse succedendo, tant'è che continuavano a premere, a fargli fare un sacco di attività e non si rendevano conto che lui non ce la faceva più. Era arrivato in uno stato di apatia, di disinteresse, che lo preoccupava molto, e quindi gli ho dato tutte delle indicazioni che secondo me sono servite, perché poi l'ho risentito via mail e ho idea che siano servite. E la stessa cosa mi è successa con una ragazza, sempre in quella circostanza, sempre in questo liceo di Milano. Questa addirittura, per farvi capire, aveva genitori manager, è nata in un'altra nazione, quindi non l'Italia, aveva come madrelingua l'inglese, perché i genitori parlavano con lei in inglese, ha fatto la scuola in inglese, è stata portata in Italia dove ha fatto le medie, poi ha fatto il liceo classico con la media del 9 in italiano, non so se mi spiego. Dopodiché fa un'attività artistica che implica una grande competenza tecnica e lei mi diceva: io credo di non farcela più, cioè io vedo che mi sto chiudendo e vedo che soltanto stare al buio mi serve per non impazzire. Questo può sembrare strano, ma credetemi, è la mia esperienza ed è l'esperienza di tutti quelli che si occupano di Hikikomori. E quindi io ringrazio la biblioteca per avermi dato l'occasione di parlare del mio libro, perché parlare del mio libro significa anche dare delle indicazioni che possono aiutare nel caso uno si trovasse davanti a una situazione di questo tipo che non sa come affrontare, come leggere. Quindi il mio consiglio è di rivolgersi alle persone che sono competenti in materia, perché poi, essendo comunque un disagio, diciamo, nuovo, in realtà non nuovissimo, perché in Giappone, dove hanno raggiunto 1,5 milioni, Hikikomori è conosciuto dagli anni 60, dagli anni 80, ci sono attualmente 1,5 milioni di ritirati, che sono i vecchi ritirati e i nuovi, no? Quindi il disagio comunque colpisce di solito gli adolescenti intorno ai 15 anni, quindi i primi 2 anni della scuola superiore. E poi può prolungarsi, anche all'università ci possono essere dei momenti in cui è tale la pressione per cui tu
sentì di non farcela e poi avere un tipo di atteggiamento di questo tipo. Quindi ricordatevi che quando vi parlano di ragazzi Kikomori dovete tener conto che stiamo parlando di eccellenze e non di fannulloni, quindi non i NEET che vengono genericamente definiti come persone che non sono in un percorso scolastico formativo o comunque di lavoro. Tutti gli Hikikomori sono NEET perché è vero che sono fuori, no, da un percorso, però non tutti i NEET, in Italia uno su quattro è NEET, quindi è fuori dai radar sostanzialmente. Ecco, non tutti i NEET sono i Hikikomori perché magari stanno fuori e non stanno chiusi nelle loro stanze. Purtroppo è molto difficile uscire dalla stanza quando ci si è entrati e quindi il lavoro che io faccio nei miei incontri con le scuole è di far capire ai ragazzi che cos'è esattamente questo disagio, perché loro immediatamente si riconoscono in un disagio che sentono che magari non è a livello di ritiro, ma che comprendono perfettamente, perché poi con l'arrivo dei social questa cosa si è potenziata, c'è questo continuo benchmark, questa continua paura, no, di non essere perfetti abbastanza, di non piacere, di non avere successo abbastanza, e quindi questa situazione schiaccia letteralmente questi ragazzi. Quindi se la famiglia ha delle grosse aspettative su di loro, idem la scuola, l'ambiente agonistico, i social sono poi quello che fa esplodere tutto, perché tu hai costantemente l'idea che gli altri hanno successo e tu no, che gli altri piacciono e tu no, anche quando questa cosa non è vera, perché è una percezione alterata, no? Quindi, un'altra cosa che vi voglio dire è sono, a mio avviso, ragazzi che potrebbero fare molto per noi in società perché hanno una sensibilità assolutamente diversa da quella che è nella maggior parte delle persone, perché loro avvertono questa ombra scura che sta sulla nostra società e quindi, ad esempio, si interessano di temi tipo quello dei cambiamenti climatici, quindi nelle loro stanze loro si occupano anche di cose che hanno un impatto planetario, no? Quindi c'è chi studia scienza, c'è chi studia storia, quindi non è che stanno tutto il giorno attaccati ai videogiochi, fanno dei percorsi di studio, tant'è che se poi si riesce ad aiutarli ed escono fuori, vanno magari all'università, hanno dei percorsi eccellenti all'università, quindi insomma questo è da tenere in conto. Ecco, è strettamente connessa la vicenda di Kikomori al mio libro, attenzione perché, ok. Allora, al mio libro precedente che si intitola La stoffa delle donne, che è questo, sempre uscito da Sam. Ecco, questo libro trattava il tema della delocalizzazione delle multinazionali, in particolare nel settore tessile. Allora, la delocalizzazione, l'inquinamento, il degrado, l'azione delle multinazionali che proprio per contratto, no, devono cercare il miglior prezzo, quindi vanno a cercare nei luoghi più remoti del mondo delle situazioni disagiate, degradate, perché c'è la necessità di ottenere il prezzo migliore della manodopera, no? E quindi di avere prodotti al prezzo migliore. Ecco, le multinazionali purtroppo hanno un grosso impatto sull'ambiente mondiale e probabilmente sono anche corresponsabili, no, del trasportare virus, sono vettori sostanzialmente, collaboratori del virus nel momento in cui se tu vai in una zona degradata, e del resto se voi andate a leggere gli studi sulla SARS, sulla MERS e sull'attuale Covid, scoprite che sono probabilmente nati in contesti, sono virus nati in contesti di convivenza con animali, quindi mercati dove ci sono ad esempio animali vivi, no? Ad esempio nel 2002 è uscita la SARS in Cina e poi nel 2012 è uscita la MERS in Medio Oriente e c'è questo legame con ambienti dove l'igiene è scarsa e dove c'è questa usanza di mangiare anche animali selvatici, eccetera. Ecco, quindi quelli, voi dovete sapere, sono i luoghi dove le multinazionali vanno a lavorare, no? E questa cosa io l'ho dimostrata grazie alla collaborazione con Report su un servizio che è andato in onda su Rai 3, la puntata di Report che si chiama Pulp Fiction, è andata in onda il 3 dicembre del 2018. Ecco, lì siamo riusciti a introdurre il giornalista all'interno delle fabbriche cinesi e poi nel Nord Africa, insomma, dove si vede realmente la realtà della delocalizzazione e l'impatto ambientale. Ecco, vi sto dicendo questo perché ad esempio gli Hikikomori sono estremamente sensibili a questo tema, no? E quindi
vedono come ipocrita la dichiarazione di un intento e poi il fatto di non dar seguito, quindi non inquiniamo, siamo belli, siamo green, siamo sostenibili, poi in realtà dietro c'è una realtà completamente diversa. Allora, io credo di avervi detto le cose salienti dei miei ultimi libri. Ecco, ce n'è uno precedente che forse chi è ad Asti ha conosciuto attraverso il corto di Lucio Pellegrini, si intitolava A ogni costo l'amore, era uscito da Mondadori nel 2011 e lì parlavo del declino della provincia italiana, quindi era una sorta di libro sociologico, no? Ecco, però gli ultimi due sono quelli che vi ho descritto oggi e vi ringrazio per avermi dato lo spazio. Vi prego, se avete necessità di contattarmi per avere consigli su Hikikomori, fatelo perché ad Asti c'è ad esempio un punto di Hikikomori Italia e ci sono situazioni di ragazzi ritirati anche qui da noi e quindi può essere importante avere queste indicazioni che vi ho dato presenti. Vi auguro di trascorrere questo tempo che manca alla nostra libertà nel miglior modo possibile, facendo le cose che dopo magari non riuscirete più a fare e pensando che a volte quando la vita ti porta a deragliare, non sempre questo deragliamento è negativo. Del resto la vita che facevamo prima non era forse in tanti casi ottimale, era una vita molto stressante. Ora credo che la crisi economica presenterà il conto, scusate. Però credo anche che abbiamo capito delle cose e che forse capire le cose, insomma, aiuta a progettare un mondo migliore. Vi ringrazio, da Laura Calosso, un bacio e a presto.